Lega a Berlusconi, consenta governo con M5S. No del Cavaliere, nessun appoggio esterno, non accettiamo veti. Berlusconi chiude a qualsiasi ipotesi di appoggio esterno a un governo formato da Lega e M5S. La nota in cui ribadisce che Forza Italia non accetta veti arriva a conclusione di una giornata segnata dal pressing della Lega su Forza Italia. Mentre si delinea lo scenario di un ritorno al voto in piena estate, il Carroccio, contrario come le M5S a un governo del presidente, si è mosso per chiedere a Forza Italia di consentire un tentativo in extremis per un accordo con i 5 Stelle. Luigi Di Maio, però, si spinge fino a chiedere di emanare un decreto di emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all'estero e quindi andare a votare anche a giugno. Il pressing leghista su Forza Italia. In mattinata, è il capogruppo del Carroccio alla Camera, Giancarlo Giorgetti, a chiedere a Silvio Berlusconi di manifestare un grande senso di responsabilità, cercare di trovare una soluzione per permettere la partenza di un governo politico e cioè una forma di coinvolgimento di Forza Italia che sia compatibile con la presenza del Movimento 5 Stelle. Di certo per Giorgetti, se gli azzurri votassero l'esecutivo neutrale di Mattarella, l'alleanza sarebbe da considerarsi finita. Il no di Forza Italia, ma crescono i dubbi. Maria Stella Gelmini, però, gela Giorgetti, proposta irricevibile, risponde la capogruppo alla Camera. E aggiunge, oggi chiedere a Fi di dare l'appoggio esterno mi pare una domanda mal posta che non può che avere una risposta negativa. Chiarendo che Forza Italia non voterà il governo neutrale, anche se il voto a luglio non sarebbe adatto. Stessa posizione espressa dal portavoce del partito, Giorgio Mulè. Berlusconi non si esprime in mattinata, ma viene descritto come sempre più insofferente rispetto al pressing in corso. Soprattutto per Ceffi è tutt'altro che monolitica. Molti, spaventati da un ridimensionamento alle urne e nelle stesse liste elettorali, sarebbero tentati di dare un endorsement al governo 5 Stelle Lega e anche tra alcuni dei consiglieri del Cavaliere si fa strada l'ipotesi di non mettersi di traverso rispetto a un governo giallo-verde. I segnali dei 5 Stelle. D'altra parte, segnali arrivano anche dai 5 Stelle. Luigi Di Maio non chiude del tutto la porta. E ribadisce, se qualcuno volesse ricominciare a pensare al bene del paese, noi siamo sempre disponibili. Ho sempre il cellulare acceso. Definisce poi il suo rapporto con Salvini come lo stato di Facebook una relazione complicata. Un rapporto difficile che però aveva enormi potenzialità, ma se non è libero non porta da nessuna parte. Se non toglie i voti dal freezer. In serata, poi, il leader 5 Stelle rilancia con forza un voto il prima possibile e punta addirittura a votare a giugno. Si allungano i tempi per l'incarico. Un riferimento alle tensioni di queste ore, e alla delusione per il comportamento delle forze politiche, arriva anche da Sergio Mattarella.
In una frase pronunciata durante l'incontro con i giocatori di Milan e Juventus, protagonisti domani della finale di Coppa Italia. Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti, ha detto il capo dello Stato. Intanto, sembrano allungarsi i tempi per il conferimento dell'incarico. Il presidente della Repubblica da un lato deve sondare i possibili candidati alla premiership e i potenziali ministri per un esecutivo chiamato a rimanere in carica fino a dicembre, nell'ipotesi più ottimistica, o poche settimane in caso di mancata fiducia, dall'altro deve cercare di capire quanto siano concrete le voci di un passo di lato da parte di Silvio Berlusconi, che potrebbe ridare vigore alla trattativa tra M5S e Lega. L'incarico, quindi, potrebbe slittare alla giornata di giovedì. In serata arriva il no di Berlusconi. Alle 8 di sera, infine, arriva il no di Berlusconi con una nota dai toni secchi che mette un punto alle voci. Silvio Berlusconi, si legge, smentisce fermamente le indiscrezioni secondo le quali sarebbe pronto a dare un appoggio esterno ad un governo guidato da M5S e Lega. Dopo due mesi di tentativi per dare vita a un governo espressione del centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto.